Bentrovati a tutti gli amici che ci seguono su questa magica emittente. Come vedete alle mie spalle, oggi mi trovo nelle bellissime vallate di Orvieto e sono precisamente a Morrano. Qui oggi sono con un gruppo di amici che fra poco vi presenterò, ma un gruppo di amici un po' speciali. Venite con me. E siamo finalmente con lo specialissimo gruppo d'amici che vi dicevo prima. Ma voi cosa ne pensate della musica popolare? A noi non ci fa schifo niente. Abbiamo risposto in coro: a noi non ci fa schifo niente. Perché la musica popolare non è che si presenta nella sua forma definitiva e pronta per essere interpretata in un posto pulito dove c'è la prima strofa, la seconda strofa, la terza strofa, il ritornello e bla bla. La musica popolare è un po', a volte ci arriva in forma frammentaria, confusa, incasinata, e questo ci piace perché noi poi andiamo a scavare e andiamo indietro nel tempo e magari incontriamo qualcuno che ci dice che ha composto Marina 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 e non è vero, e poi ci dice: oh, c'ho una strofetta ma non conta niente, e magari ci canta un pezzo di una strofa di una canzone che ha 500 anni. Questo è il mistero. Quella da Muriate che ho fatto è una rielaborazione. Roberto De Simone negli anni 70 ha rielaborato appunto La gatta Cenerentola in chiave di melodramma, e quindi ha creato dalle canzoni popolari della Campania, ha preso alcune canzoni e ne ha fatto una rielaborazione. Quella che ho presentato prima era appunto una rielaborazione di una... si chiama Secondo coro delle lavandaie, e parla di un sogno fatto da una di loro, di queste lavandaie, dove lei racconta l'incontro col re, una reciproca passione e di un maledetto risveglio. Questo ritmo che avete sentito, arcaico e ossessivo, travolge e sconvolge in uno spasmo erotico. La crudezza espressiva del linguaggio mantiene intatta la veracità latina della lingua napoletana. Non capirete nulla. Quello che avete, però sono convinto che anche un solo vocabolo carpito abbia tutto il fascino di un mondo ignoto. Al Festival dell'Acqua, cosa intendi tu per questo Festival dell'Acqua? Innanzitutto vedo che il gruppo già sta crescendo e mi sembra di aver capito che cresce ancora. E che cosa volete fare con questo Festival dell'Acqua? Allora, il Festival dell'Acqua è un'iniziativa di 4 giorni che noi come associazione Attivati e come Idea in Giro abbiamo proposto per la nostra promozione di quello che è il progetto La Memoria dell'Acqua. Perché la memoria dell'acqua a me mi ha riportato in effetti a una memoria del mio vissuto, di come sono entrato nel mondo della musica popolare. Mi sono innamorato della musica popolare, ho proseguito per anni, diciamo, e come si dice, visto che si parla di acqua, ne è passata di acqua sotto i ponti fino ad oggi. Cambiato vari gruppi, varie formazioni, bene o male, soldi di qua, soldi spesi, soldi sperperati a destra e a sinistra per fermi le donne, alla fine cosa mi rimane? La musica popolare, la pizzica, col gruppo al quale sto suonando adesso, e adesso così, aspettando nuove avventure. Tutto di venire a cantare le canzoni umbre, perché noi ovviamente non siamo, cioè
No, lui Giampiero sì, è umbro, però noi non siamo umbri e quindi portiamo la nostra esperienza e a noi ci piacerebbe avere il materiale invece umbro da rielaborare e portare in giro. La volpe giù quel posto muta il velo. La volpe giù quel posto muta il velo. Vanno a passare al barlozzo, vengo meno, vanno a passare al barlozzo. Sì, in effetti, come diceva Giampiero prima, mi è parso di capire che, e poi dalla musica che avete ascoltato e che state ascoltando, non è soltanto umbra. Diciamo, i brani, diciamo, poi dopo tutti si somigliano per cose, centro Italia. Però chiaramente, e poi come diceva anche Oretta, giustamente, no, venite, portate le vostre canzoni, le vostre musiche, le vostre storie di un tempo, che chiaramente sono ben accette, e questo proprio lo facciamo proprio per sensibilizzare anche la gente che sta a casa, che ci segue da casa, specialmente quelle più anziane, quelle più grandi, perché chiaramente quelli giovani accettiamo tutti comunque sia. Certo, adesso i grandi hanno più memoria, possono andare più indietro nel tempo e ci possono portare i tesori antichi, no? E noi con il più grande rispetto li studieremo, li daremo un nome, daremo un volto a queste persone che ci portano le cose, poi studieremo questi brani e li andremo a rappresentare negli stessi posti dove li abbiamo ripresi, li porteremo in giro nell'Umbria e li riporteremo in giro in Italia e poi riporteremo in giro pure per tutto il mondo, dovunque ce li chiederanno. Io sono stato in Australia 2 anni fa e c'era un gruppo di italiani che mi ha chiamato là e se ne moriva di sentire canzoni popolari, quindi penso che se ci ritorno e gli canto le canzoni umbre saranno contenti, ecco. Lontana la montagna, la Sicilia, dove la neve non si distrugge mai, dove la neve non si distrugge mai. Bella trovare la calmonella, non è tuo male, non si fa mai, non è tuo male, non si fa mai. Questo qua è anche un bellissimo messaggio, noi con la nostra televisione, con la nostra utenza riusciamo ad arrivare anche in tutta Europa, perché col canale di Sky 836 ci possono seguire da molto lontano. Ma alle mie spalle ci dovrebbe essere Flavia Semprini, che è il braccio destro di tutta questa organizzazione e chiaramente che dà una grandissima mano e sensibilizzazione al nostro Giampiero. Allora, io volevo dire 2 cose. Una era il fatto, adesso abbiamo la televisione, Sky, internet, e quindi la musica può viaggiare così. Ma via di mamette, via stella, le sere dalle iene le fa pagare, le sere dalle iene le fa pagare. E così come la pizzica e il saltarello hanno tantissime cose in comune, proprio perché era il canto della transumanza, dei pecorari che dalla Puglia portavano le pecore in Abruzzo e viceversa, e uguale la Campania col Lazio hanno tanti punti in comune. Uno in particolare che abbiamo proprio individuato era quello dei braccianti agricoli che si spostavano per le raccolte stagionali e che a una certa ora, alla fine della giornata, volevano essere pagati e il padrone non voleva mai pagare perché... Si è fatta notte lo padrone di Agna, si è fatta notte lo padrone di Agna. Uè dice che è stata corta, uè dice che è stata corta, dice che è stata corta la giornata. E nel Lazio la stessa cosa, è notte notte lo padron sospira, dice che è stata corta la giornata, dice che è stata corta la giornata, ma la giornata, padrone mio più non protestare, apri la borsa e principi a pagare, apri la borsa e principi a pagare, principi a pagare. Ma
Ragazzi, questa sembra... Io ho sempre pagato. E su questa magnifica atmosfera chiudiamo qui la nostra trasmissione. E non va più a Osi, e queste settimane lava poche ore, lava poche ore. E questa è la canzone delle mondine, no? Vercellese, nel Vercellese, che andavano stagionalmente a piantare le nuove piantine di riso, e poi alla fine di questa lavorazione arrivava finalmente il treno con il macchinista con la faccia sporta fuori dalla locomotiva, e loro finalmente tornavano a casa a far l'amore col fidanzato vero, dopo averlo tradito più e più volte col fidanzato occasionale che incontravano vicino alla risaia. Dov'è sto posto? È benissimo, carissimi amici, su questa bellissima atmosfera chiudiamo qui la nostra trasmissione e vi diamo appuntamento prossimamente praticamente per il Festival dell'Acqua. Ciao! Ciao.